Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore. Ci sono alcuni prodotti televisivi che nel corso del tempo sono diventati iconici, perché apprezzati in maniera particolare dal pubblico. L'Italia non è famosa per essere un paese dove i prodotti seriali sul piccolo schermo hanno un successo così importante. Il tutto perché il mercato è estremamente condizionato da quello che viene importato dall'estero. Stati Uniti, in primis, ma negli ultimi anni anche le telenovela spagnole e quelle turche hanno riscosso un discreto successo all'interno dei confini italiani. Questione, ovviamente, di gusti ed anche di quello che le varie aziende decidono di comprare in termini di diritti TV. Giulia Luzzi. Dunque quello che produce l'Italia è tutto da buttare? Assolutamente no. Nel tempo c'è stato chi è riuscito anche nel nostro paese a lanciare delle serie TV che non solo sono state apprezzate, ma che sono diventate anche iconiche. Tra queste non possiamo ignorare, ovviamente, i Cesaroni, diventata secondo alcuni una delle preferite dal pubblico televisivo. Il motivo? Difficile a dirsi. I telespettatori si sono affezionati tantissimo alle vicende della famiglia protagonista dalla quale prende anche il nome la stessa serie TV. Alcuni l'hanno definita anche erede diretta di un altro prodotto seriale molto apprezzato come Un medico in famiglia. Il tutto anche merito degli interpreti. Da Claudio Amendola ad Elena Sofia Ricci, passando per Matteo Branciamore ed Alessandra Mastronardi. Ma c'è stata anche un'altra attrice che si è fatta apprezzare tantissimo, e che proprio dai Cesaroni ha fatto partire una bella carriera. Giulia Luzzi, dai Cesaroni alla patologia che ha dovuto combattere. Giulia Luzzi. Stiamo parlando di Giulia Luzzi, attrice e cantante. Nei Cesaroni interpretava il ruolo di Jo Bellavista, un personaggio non primario ma che comunque si è ritagliato il suo spazio all'interno della serie. Da lì Giulia ha lavorato anche ad altri prodotti. Tra questi, uno dei più noti è senza dubbio il musical Romeo e Giulietta, Ama e cambia il mondo, musical che ha fatto il giro d'Italia per diverse volte in questi anni ed amatissimo dai cultori del genere. Giulia ha dovuto combattere anche una patologia particolare, come da lei stessa raccontato in questi anni. Un paio d'anni fa ho deciso di seguire un regime iperproteico senza consultare uno specialista. All'inizio tutto bene, ma in pochi mesi il mio corpo si è ribellato, ha spiegato Giulia. Una situazione difficile, che l'ha portata a combattere con un malessere ben specifico, le emicranie. Come ne è venuta fuori? Ho reintrodotto i carboidrati e ora mi sento in forma, le parole di Giulia nell'intervista al portale Ok Salute. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.